Sono le 7 del mattino qui a Seattle, la città già sveglia, qui si lavora presto. Ieri giornata interessante, incontro con l'ufficio dello sviluppo economico della città di Seattle, ci hanno spiegato i perché del successo, di quello che possiamo definire il miracolo Seattle. 1100 abitanti che ogni settimana entrano a far parte della città grazie agli insediamenti delle major tecnologiche, tutte le grandi compagnie tipo Google, Facebook, che hanno il loro quartier generale in California, hanno insediato qui i propri studi di progettazione, i propri laboratori di ricerca. Sta diventando il centro mondiale della ricerca legata alle tecnologie, legata al cloud computing. Ma alla base di questo successo non politiche fiscali di incentivazione, ma la creazione di un ecosistema basato soprattutto sulla qualità della vita, basato soprattutto sulla capacità di rendere questo luogo un luogo in cui le persone si possano incontrare, anche grazie a quello che viene definito lo Starbucks Effect. I caffè qui svolgono una funzione di co-working, dove i giovani molto smanettoni, dotati con le tecnologie, si confrontano, scambiano esperienze e diventano un elemento moltiplicatore di arricchimento di conoscenze. Pomeriggio in Microsoft, campus Microsoft è impressionante, una città nella città, una logistica, un sistema di mobilità gestito direttamente dall'azienda. Abbiamo incontrato Catherine Wilson, responsabile worldwide delle City Solutions, ci siamo confrontati sulle prospettive della Perugia oltre al digitale. Sono rimasti impressionati in Microsoft di come una città come Perugia sia stata potuta cablare in soli un anno e poco più. Ci hanno detto che poche città hanno la stessa infrastruttura negli Stati Uniti di Perugia, la stessa Seattle non ha una struttura così portante. Abbiamo individuato alcuni sentieri di sviluppo, di crescita per il futuro della Perugia oltre digitale, per poter fare magari anche di Perugia un ecosistema altrettanto attrattivo come è stato quello di Seattle. Siamo solo agli inizi, sicuramente ci ha detto Catherine di Microsoft che Umbria Digitale è un punto di partenza straordinario. Anche oggi si prospetta una giornata ricca di appuntamenti. Intanto vedete alle mie spalle la splendida Public Library progettata dal grande archistar olandese Rem Koolhaas. Dicevo, saremo in visita alla Seattle University, al Dipartimento di Marketing, dove terrò una lezione sulla creatività e il Made in Italy. Poi ci sposteremo alla Evans School of Public Policies, quarta università negli Stati Uniti per ordine di importanza nell'ambito degli studi del Public Management. Andremo anche alla Trade Alliance, che è l'unione delle camere di commercio della Greater Seattle, dove cercheremo di illustrare i fattori di competitività nel nostro territorio e presenteremo le eccellenze produttive del nostro territorio. E in serata concluderemo con un American Style Diner organizzato dagli amici del Comitato di Gemellaggio di Seattle, che non mancano ogni momento di farmi sentire la loro amicizia, il loro affetto e questa passione sfrenata che hanno per la città di Perugia. Sono un gruppo di volontari fantastici, innamorati dell'Italia e che ci stanno aiutando a tenere alto il nome della nostra città. Seattle ha 21 città gemellate e Perugia vuole conquistare un posto speciale nel cuore di questa città. Siamo pronti per partire, la giornata è lunga, si beve un bicchiere di caffè qui a Seattle, è un passaggio inevitabile.